Oggi un disegno che uno tira l'altro. Benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi disegniamo con i pastelli e disegniamo il mio frutto preferito, le ciliegie. Forse il mio secondo frutto preferito, il primo è l'anguria, ma oggi disegniamo le ciliegie. Allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, ti ricordo che ti aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, il grande libro del colore, il libro all'interno del quale sono custoditi tutti i segreti per usare il colore in maniera sapiente e consapevole, e il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale ho custodito tutte le mie ricette con cui poter creare homemade i materiali per l'arte, per risparmiare un sacco di soldini e soprattutto per avere consapevolezza di cosa sono e con cosa sono fatti i materiali che usiamo. Bene, ora basta cianciare, andiamo di là e andiamo a creare le ciliegie. Fino a qui linea retta, poi linea retta e poi le ciliegie. Una, due, fatele un po' come vi pare, non devono avere per forza questa posizione e questa forma. La posizione sì, perché è in sezione aurea, ma la forma, insomma, è quella che vi interessa. A noi interessano gli scuri, gli andamenti e le luci, quindi non stiamo troppo fermi su concetti che non ci interessano. Comincio con l'ocra gialla. Che carta stai usando? La watercolor. Io sto usando carte per acquerello. Ok, comincio con ocra gialla che distribuisco come prima campitura su tutto, mi fungerà da base. Che bello. Ok, dopodiché col dito la passo su tutto. Prendo del bianco. Titanio naturalmente, e ingrigisco il tutto. Bruno di Marte. E do qualche colpetto qua e là. Prendo il rosso Pozzuoli, naturalmente per fare il legno non sto seguendo quello della che avete, cioè se viene diverso insomma non ci fa niente, è un legno. E poi prendo di nuovo l'ocra, un pizzico di giallo. Un pizzico di verde. Del giallo Napoli. Il pezzetto in fondo con lo scotch era per... Questo niente, perché è più grande. No? Infatti. Io poi lo uso qualora mi dovesse servire. Ma servono tutto, scusa. Qualche colore questi che non conosco. Sono come i gessetti? No, no, i gessetti contengono gesso, i pastelli non contengono gesso. Ancora prossimo del marrone. Che mi chiede verrà bannato. Copro e fisso. E asciugo perché sono in video, se no farei asciugare naturalmente. Fate asciugare naturalmente perché se no rimangono delle micro macchiette. Sì. Vedete gli andamenti, vero ragazzi, che sono andata sempre in orizzontale? Adesso però do un andamento in verticale anche. Riprendo il nero
ripasso. Adesso prendo il marrone. Prendo anche il grigio e lo stendo. Prendo anche una punta di nero. Perché lo fai dopo aver fissato il colore? Perché così se devo togliere qualcosa, quello mi rimane. Se devo cancellare, se devo... Perché uno strato, quello è finito, mi piace così, lo lascio. Posso andare sopra, posso ancora schiarirlo, ma come base mi va benissimo. Se capite che ci va con la mano, non se ne può. Poi se passo per sbaglio, infatti, bravo. Indaco. Un pochino di bianco. Posso? Zitto, Gabo, ora zitto. Che misura di mignolo stai usando? Hanno scritto veramente. L'ho detto io. Calcando di più, naturalmente io sposto il colore con lo sfumino, certamente, ma sto calcando molto per dare una maggiore rotondità alla mia ciliegia. Adesso, guarda, con lo stesso sfumino però sfumo il colore. Dipende quanto lo calchi. Qui, per esempio... Dov'è? Faccio un po' più la ciliegia tonda e sempre con lo sfumino la chiudo. Questa ciliegia è molto nera. Thank you.
mettere. Mi fermo, ragazzi, se no io continuerei fino a dopodomani. Però vi devo fermare. Però prima di fermarmi, per farvi capire cosa abbiamo fatto. Zitto, ga, mamma mia. Soppifalle. Va bene. Ora poi lui si asciuga e... Visto che è bello disegnare con i pastelli un quadro bello, denso di atmosfera, un piccolo disegno che incorniciato diventa un quadretto che guarnisce in maniera assolutamente calda e accogliente casa nostra. Bene, a me non rimane che invitarvi anche su tutti i miei altri social, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, mi trovate ovunque, basta cercare Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, mentre solo su TikTok mi trovate come Ombretta di Arte per te, perché lì gli argomenti sono un po' più vari e quindi non ho voluto dare la connotazione solo come Arte per te. Naturalmente mi trovate anche qui su YouTube con il mio canale Ombretta, il mio canale di lifestyle e il mio canale Due Cuori Una Cappa, il canale che in realtà ho insieme al mio maritino Gabriele, dove vi prepariamo tante cose buone, tante pappe buone. E allora adesso basta cianciare, perché mi sto sciogliendo come neve al sole. Non mi rimane che mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!